Allora, stasera diciamo che vi parlerò di un completamento del discorso di venerdì scorso. Vi ricordate, venerdì vi ho parlato di Göbekli Tepe, quello che viene considerato il più antico tempio del mondo. Bene, Göbekli Tepe non era un caso isolato, è un caso isolato come tempio, ma intorno a Göbekli Tepe nascono delle città. E oggi andremo proprio a vedere queste città. Ne avevo preparato tre e invece me ne ho preparato una in più, quindi saranno quattro. Dovrei riuscire a fare in tempo a farla in un'oretta, poi ci saranno domande e risposte. Vi dico che l'arco cronologico sarà fra il 10.000 e il 6.000 avanti Cristo, quindi tutto quel periodo in cui il pianeta è scosso da problemi climatici. Abbiamo un periodo che si chiama Mesolitico, che è la via di mezzo fra il Paleolitico, che è la storia antichissima, Paleolitico, storia della pietra, l'età della pietra antica, e il Neolitico, che è la storia della pietra nuova, la pietra levigata. In mezzo c'è il Mesolitico. Questa fase è molto studiata, ma non si trova nulla, come se gli avvenimenti fossero stati spazzati via da cataclismi o da alluvioni, dal famoso diluvio universale. Insomma, gli uomini c'erano, ma non si trovano delle tracce. Ok, ed è diffuso un po' su tutto il pianeta. Oggi parleremo proprio di che cosa c'era in questo periodo, perché in realtà si è scoperto che questo periodo non era così buio come noi pensiamo. In realtà c'erano delle civiltà ben sviluppate che avevano lasciato delle tracce che oggi sono indelebili, nel senso che sono state trovate e la ricerca è andata molto avanti ed è riuscito a catalogarle, a classificarle. Sapete che gli studiosi cercano sempre di dare delle classificazioni in modo da poter fare poi delle comparazioni. Classificando queste quattro città, gli studiosi si sono appunto resi conto che avevano dei tratti in comune, come se fossero state in contatto o perlomeno frequentate da genti che conoscevano le varie tecnologie. Queste quattro città si chiamano Çatalhöyük, che è scritto così, Jericho, Kayyonu e Koreli-Navi, non so come si pronuncia. Comunque la vedremo come quarta città. Allora, iniziamo subito a inquadrare il periodo. Siamo in un momento in cui, come abbiamo visto a Göbekli Tepe, gli uomini si uniscono per formare delle comunità più o meno grandi, in cui collaborano e danno vita a laboratori artigianali, religione, coltivazione di piante, quindi addomesticazione di piante e addomesticazione di animali, soprattutto capre e pecore. Questi sono tratti comuni a tutte e quattro le città di cui vi parlerò oggi, però ognuna ha specializzato alcune caratteristiche. Ad esempio, la tessitura al telaio. Voi sapete che i materiali organici non vengono trovati perché con l'andare del tempo si consumano e diventano invisibili. Parlo ad esempio del legno, delle stoffe, la carne naturalmente non si trova, tutti i materiali che hanno a che fare con la vita. Invece vengono trovati dei reperti come le pietre, le ceramiche e tutti quegli elementi che non si deteriorano col passare del tempo. Quindi è chiaro che un telaio non viene trovato e non vengono neanche trovate le fibre tessili. Un tappeto del 10.000 avanti Cristo è impossibile trovarlo. Ma si trovano ad esempio i pesi da telaio. I pesi da telaio, che conosciamo bene, sono un indicatore preciso che in quel sito si svolgeva la lavorazione dei tessuti, dei tappeti. Iniziamo dalla prima città, che non è la più antica, Gerico. Su Gerico trovate delle indicazioni, dei testi
che vi danno un segno di discontinuità. Si parla di Gerico del 7500-6000 avanti Cristo, poi c'è uno stacco e poi si riparla di Gerico con la Bibbia, ad esempio, per le vicende del muro, delle guerre, e quindi siamo intorno al 15-14 secolo avanti Cristo. In mezzo ci sono notizie molto frammentate. Vediamo di approfondire questa città. Gerico si trova vicino al Mar Morto. Ha alcune caratteristiche, ad esempio è la città più bassa sul livello del mare, meno 250 metri, a differenza delle altre città che vedremo dopo, che sono a 500 metri d'altezza, 800 metri d'altezza. Qui siamo in una depressione che ha un vantaggio, che è quello di avere dei pozzi di acqua dolce, è sulla valle del Giordano, naturalmente, ha come risorsa naturale l'acqua dolce, un'acqua buonissima, e quindi questa città ha potuto svilupparsi grazie a questa risorsa che era preziosissima. Sorge in un'oasi, il nome significa profumo, è una parola araba, naturalmente non si pronuncia Gerico. In base a queste caratteristiche si è arricchita e ha avuto una controindicazione: non usciva dai suoi confini, cioè tendeva a incorporare genti che, una volta che riuscivano a trovare le condizioni economiche buone per sopravvivere, non se ne andavano più, quindi rimanevano in questa città. Questo comporta un problema: quando le città addensano popolazione, i viveri prima o poi scarseggiano. C'è un punto limite per il quale si riesce ad andare avanti. Ho superato questo limite, cominciano delle illegalità. C'è qualcuno che produce e gli viene rubato il cibo, altri che non riescono a sopravvivere, quindi devono cercare di trovare delle sistemazioni. Tenuto conto di questo, Gerico per la prima volta nella storia si munisce di mura di difesa. Praticamente diventa quasi una città militarizzata, nel senso che le risorse preziose che c'erano all'interno dovevano essere in qualche modo custodite. Per fare questo si dà vita a dei processi di fortificazione che portano addirittura alla costruzione di una sorta di granaio, cioè una torre alta quasi 10 metri, bella possente, con l'ingresso nella parte superiore. Naturalmente noi vediamo il piano del calpestio odierno, dovete pensare che gli strati si accumulano con i secoli, con i millenni. Il piano del calpestio prima era molto più basso. Questa torre è circondata da quasi 2 chilometri di fortificazioni, quindi un villaggio chiuso in se stesso, fortificato con una diciamo dispensa da poter usare in caso di necessità. Sapete che quando l'uomo da cacciatore è passato alle attività agricole ha avuto tutta una serie di problematiche, doveva conservare i cibi, non se li doveva più portare appresso, diventavano deperibili perché conservandoli, non mangiandoli subito, dovevano durare per quando non ne aveva più, e quindi ha dovuto trovare delle soluzioni per conservarli a lungo. Allora, prima di tutto li ha conservati per se stesso, cioè ogni città aveva il suo granaio. Poi i parassiti vanno ad aggredire il granaio e quindi si perdono le risorse. Quindi ha dovuto inventare dei sistemi di ventilazione di questi granai in modo che l'aria asciutta non portasse al deterioramento delle sostanze alimentari. Ecco qua la torre vista un pochettino più ravvicinata. Vedete qua? Naturalmente non si tratta di un nuraghe. I nuraghi li abbiamo in Sardegna, fuori dalla Sardegna sono torri, hanno delle caratteristiche decisamente diverse. Allora, questa torre, come potete vedere all'ingresso dall'alto,
conservava, come vi ho detto prima, risorse alimentari, e circondata da fortificazioni. E a Gerico, oltre all'agricoltura, sono attestate la tessitura e l'artigianato, anche l'artigianato in ceramica, perché avendo delle risorse alimentari viene inventata la ceramica sia per la conservazione sia per la cottura dei cibi, quindi per il consumo dei cibi. La ceramica nasce insieme all'agricoltura. Cacciatori e raccoglitori non usavano ceramiche, non ne avevano bisogno, perché mangiavano quello che trovavano, non dovevano conservare nulla. Gli scavi a Gerico sono andati avanti per tantissimo tempo. Praticamente Gerico è una città che continua a essere scavata, oggi ha poco più di 20.000 abitanti, è una città molto piccolina, però in passato era una delle metropoli del pianeta, perché si trova, vedete, in una via carovaniera. Tutte le carovaniere che passavano verso il Mar Morto, per il sale soprattutto, ma anche perché vicino a Gerico ci sono dei fiumi, il Giordano, quindi fiumi d'acqua dolce, tutte le popolazioni che passavano lì in zona transitavano per Gerico, quindi era diventata una sorta di ostello, di ritrovo di tutti i viandanti che battevano quelle zone. Questi sono gli scavi. Vi dico subito che scavare nella Mesopotamia, in Israele, in tutte queste zone qui, è difficilissimo, perché a differenza della Sardegna, dove siamo abituati a costruire con le pietre che non si sciolgono, lì facevano le case con mattoni di fango e paglia, che sono materiali deperibili, cioè se non vengono là sull'Adiri, se non vengono intonacate continuamente, si sciolgono completamente, e fare uno scavo in quelle zone per gli archeologi è un problema gigantesco, perché non vedono le murature. Noi troviamo le tracce, loro non trovano nulla, quindi devono grigliare tutto e cercare quei pochi reperti attraverso delle indagini particolarmente difficili. Ecco, Gerico, vedete, si presenta così, sono delle murature, oggi si presenta come una collinetta, però sono decine e decine di strati che si sono accumulati, quindi ogni millennio andava a coprire. In antichità si costruiva sulle macerie, anche oggi quando si demoliscono le case si porta via un po', però si lascia il battuto e poi si costruisce sopra. Anche all'epoca si faceva così. Quando vedete le collinette, si chiamano tell, le collinette o città a forma di collina, dovete pensare non che non a una collina vera e propria, è tutto artificiale, sono città costruite una sopra l'altra. La città di Troia, ad esempio, sono molti strati costruiti uno sull'altro. Quando noi parliamo della guerra di Troia, la guerra è del 1250 a.C., ma Troia esisteva da prima su vari strati, quindi gli archeologi quando vanno a scavare devono individuare lo strato in cui ha combattuto Agamennone, per dire, va bene? Allora, il fatto che Gerico sia una città prospera ha fatto sì che molti personaggi si siano alternati a capo di questa città. Abbiamo tantissimi passaggi di potere con guerre, assedi e devastazioni. C'è ad esempio le mura di Gerico, il passo della Bibbia di Giosuè, che con il suo esercito girando intorno, un squillo di tromba, sono cadute le mura. È chiaro che si è trattato di un terremoto, quella vicenda, che poi la Bibbia l'abbia scritta in quella maniera è perché la Bibbia è funzionale a ciò che volevano dire gli scrittori. Però sappiate che quando ci sono terremoti ci sono anche pestilenze, epidemie, e quindi è un concatenarsi di problemi. Quando ci sono problemi interni è molto facile che un personaggio arrivi nel momento in cui la città è debole e ne prenda il possesso. Quindi si alternavano tantissimi re e gestivano
una città ricca. Ognuno di loro la rifortificava. Quindi Gerico è una successione di fortificazioni che è durata per tantissimi millenni. Si conoscono le prime e le ultime, cioè quelle del 8000 e 7000 a.C., dove si trovano gli strati con tutti quanti i reperti dentro, e quelle dell'età del bronzo, quindi quelle delle guerre dei popoli del mondo. Ecco qua Gerico, questa è l'attuale Gerico, e questa invece è la collinetta, vedete, dove ci sono tutti gli scavi. Ancora altre immagini sempre di Gerico, quindi dovete distinguere la zona archeologica dalla città vera e propria. La città continua a vivere ancora oggi, così come succede in molte città. Cagliari, ad esempio, faccio un raffronto perché è molto interessante. Cagliari, non riusciamo a trovare gli strati antichissimi. Lo strato nuragico a Cagliari, avete mai sentito una conferenza sullo strato nuragico? No. Ma non perché non c'è, perché bisogna smontare i palazzi. E quindi è impossibile. Quando vengono fatti gli scavi in Israele, Beirut, sono fatti in occasione delle guerre di bombardamenti. Quando bombardano le città crollano e possono essere indagate dagli archeologi. Ecco, vedete qua un'altra foto di Gerico, mattoni in ladri, lì è proprio evidente, mentre negli strati più moderni si fa ricorso alla pietra. Chiaramente, migliorando le tecniche di costruzione e migliorando i sistemi di trasporto, era anche più semplice andare nelle cave, prendere il materiale, le cave anche lontane, portarlo nel sito e costruire muri in pietra. Quando non c'erano le vie di penetrazione e non c'erano i mezzi di trasporto che dei tempi moderni, si preparava semplicemente con la paglia e col fango il mattone, si facevano delle industrie di mattoni e poi si andava a costruire. Guardate che ancora oggi funziona in molte parti del mondo questo. Fu distrutta da terremoti e tormentata da epidemie. Un indizio della ricchezza di questa città ci è data dalle sepolture. Allora, questa ad esempio è inedita, è una sepoltura recente, nel senso che è stata scoperta i giorni scorsi, ed è un corredo molto interessante. Le ceramiche sono molto semplici, vedete, non sono decorate, non c'è niente di particolare, però abbiamo dei gusci, delle conchiglie, che contengono ossido di manganese. L'ossido di manganese viene utilizzato per il colore da mettere nelle ciglia. Quindi queste persone avevano un'élite che si truccava, che si teneva bene, e avevano anche il tempo di conservare questi prodotti e di produrli loro e metterli nel corredo funerario. Evidentemente erano dei prodotti molto costosi. Nelle sepolture vanno nel corredo funerario va sempre l'elemento prezioso, non mettono oggetti di scarso valore. Bisogna venerare il morto, bisogna aiutarlo nel suo viaggio verso l'aldilà, bisogna non farsi disturbare nel sonno dai morti, bisogna tenerli sempre vivi. E quindi si fanno delle offerte. L'offerta di questo prodotto, che è la base del Cajal, è appunto l'ossido di manganese, è un cosmetico che è stato trovato in grandi quantità all'interno di questi gusci di conchiglia, che sono tra l'altro conchiglie in madreperla d'acqua dolce. Sono delle conchiglie che vivono proprio lì, ne hanno tantissime, ed era molto pregiato perché la madreperla riusciva a estrarla per utilizzarla per le decorazioni. Çatalhöyük ha una caratteristica: si trova, è antica quanto Gerico, si trova però in Turchia. Gerico è nella valle del Giordano, quindi a sud, mentre Çatalhöyük si trova a 800 metri d'altezza in montagna, in Turchia, al centro della Turchia. Ha una caratteristica: mentre a Gerico, come vi ho detto prima, c'era l'allevamento di capre e pecore,
e non c'è l'allevamento dei bovini, i bovini nella Mesopotamia arrivano soltanto intorno al 5000 avanti Cristo, soltanto 5000 avanti Cristo. Qui siamo in una città dell'8000 avanti Cristo, dove le teste dei bovini venivano addirittura sacralizzate per essere infilate dentro gli intonaci dei muri, per dare una sorta di benedizione alle case. La loro dieta era del 90% a base di carne bovina. Quindi pecore e capre le avevano, ma in scarsissima quantità. Qual è la curiosità? Che a Gerico non conoscevano i bovini. Cioè proprio non li mangiavano, non li avevano, non sono stati trovati. Evidentemente queste genti, che sono ricchissime, hanno pochissime risorse naturali loro, viaggiano molto e esportano i materiali, ad esempio esportano l'ossidiana. Questi sono commercianti, nuclei completamente diversi dalle genti di Gerico, che invece vi ho detto prima che tendevano ad accentrarsi dentro la loro città. Bene, a Chatalhoyuk i bovini sono stati trovati prevalentemente femmine. I maschi li portavano nell'isola di Cipro in grandi recinti contemporanei a Chatalhoyuk, in cui venivano custoditi. Cipro è un'isoletta, quindi navigavano sicuramente per il trasporto dell'ossidiana e avevano individuato questo luogo dove non c'era vita umana. A Cipro non c'erano insediamenti all'epoca, c'erano solo questi grandi recinti per la conservazione dei bovini. Questa è una curiosità che mi ha colpito moltissimo, perché evidentemente Gerico e Chatalhoyuk non erano in contatto fra loro, o perlomeno non volevano questi di Chatalhoyuk portare lì i bovini. Forse sapevano che quelli di Gerico, una volta individuati i bovini, avrebbero realizzato le mandrie e non avrebbero più comprato la carne, avrebbero cambiato insomma il loro monopolio. La città è composta da case monocellulari addossate le une alle altre. In pratica non ci sono strade, sono delle case divise in due ambienti, un ambiente più grande dove c'è al centro il focolare e le sedute, e poi ci sono i giacigli, quindi dormivano e mangiavano in questa sala grande. E poi c'è una saletta un pochettino più piccola annessa in ogni casa, quindi il secondo ambiente, che è la dispensa. Quindi hanno una zona per conservare i cibi e l'altra zona dove svolgono tutte le loro attività. In questa città non ci sono strade, per passare da una casa all'altra si passa dai tetti, quindi camminavano sui tetti. I tetti erano anche delle piazzette con delle terrazze, sostanzialmente la vita si svolgeva sopra il villaggio e per andare a dormire scendevano dentro le case. Questo consentiva, siccome non hanno ingressi nella parte bassa, consentiva loro di ripararsi da eventuali animali aggressivi. Vi ho detto che siamo a 800 metri d'altezza e all'epoca c'era anche fresco. Quando è nata Chatalhoyuk c'era fresco. Poi gli sbalzi climatici hanno portato anche all'abbandono di questa città. Però vi faccio vedere qualche foto degli scavi che hanno girato sugli archeologi. Vedete? È una città praticamente dove non ci sono vie, sono tutte addossate le case. Anche qui ci sono capre e pecore, ma la particolarità è quella che vi ho detto prima dei bovini. Questi avevano un particolare modo di seppellire i morti. Sostanzialmente li tenevano sotto il pavimento di casa, però non completi, li facevano scarnificare all'esterno dagli uccelli, quindi erano le case praticamente degli ossari. Scavavano delle fossette, mettevano dentro le ossa, poi ricoprivano e loro vivevano tranquillamente sopra. C'era un culto dei defunti molto particolare. Guardate che non è atipico, in antichità si usava in diversi centri questo sistema. I paesi baschi. Eh? I paesi baschi, fino a poco tempo fa. Fino a poco tempo fa, sì. Ci sono le torri del silenzio in India, dove ancora si pratica questo.
i morti vengono portati in quel settore del silenzio, si aspetta che vengano che le parti molli vengano si decompongano, vengano mangiate dagli animali e poi si conservano le ossa. Quindi è ancora in uso questo. Ecco qua, sepolture sotto il pavimento, capre e pecore alle quali si è aggiunta in maggior percentuale l'uso di bovini. Se andate oggi a Ciatavoglio che è così, è quasi artificiale, è un museo. Sostanzialmente hanno ricostruito la città, quindi è fruibile per i turisti, hanno messo qualche porta perché non si poteva salire dal tetto, però hanno ricostruito questa città con le case addossate, scale di legno dove si può accedere da una palazzina all'altra, evidentemente c'era un'aggregazione molto forte, non c'erano fra di loro, andavano tutti d'accordo. Sono appunto case monocellulari addossate con due ambienti, il focolare e la dispensa, quello che vi ho raccontato prima. Questa è la ricostruzione ideale di come poteva presentarsi. Vedete, la cinta muraria esterna poteva avere un perimetro con una stradina, con un sentiero, non ci sono accessi nella parte bassa. Una volta che poi le persone entrano nelle loro case, possono circolare e fare la loro vita normale all'interno della città. Sono state trovate anche pitture in ocra rossa e sculture. Le sculture sono di due tipi, ci sono delle teste in pietra, in arenaria, e ci sono anche delle pitture in ocra rossa e con l'argilla facevano dei piccoli personaggi, un po' come i nostri bronzetti, però loro li facevano di terracotta. Qui abbiamo la Dea Madre di Ciatavoglio, praticamente è una donna in stato di gravidanza che ha appena partorito, molto grassa, l'obesità era un segno di ricchezza, di potere, ed è seduta in un trono dove ci sono due leoni, sì, penso che siano due felini, comunque. Questa è molto la Dea Madre di Ciatavoglio, che è molto famosa, è una delle più studiate. E questa è la ricostruzione all'interno del museo di come si presentavano i loro ambienti. Allora, ogni anno intonacavano. Negli ambienti sono stati trovati tutti gli strati di intonaco. Quindi ogni anno andava intonacato perché essendo mattoni crudi si sarebbe sfaldato. Quindi bisognava tenerli in perfetta manutenzione. Ci sono queste teste di toro incastonate nell'intonaco e poi con il legno facevano i soppalchi, le terrazze, le scale, eccetera, eccetera. Questo è il giaciglio, vedete, il focolare e il posto dove dormire. E naturalmente è stata attestata la tessitura perché sono stati trovati moltissimi pesi da telaio. Ciatavoglio si trova non molto distante dal fiume, dalle montagne del Tauro e da fiumi che però sono un po' a valle, e quindi questi si spostavano per trasportare l'ossidiana. È una zona molto ricca di ossidiana, si pensa addirittura che sia stata abbandonata per un'eruzione vulcanica. L'ossidiana che è stata trovata a Ciatavoglio, quindi la fonte originata da Ciatavoglio, è stata trovata a migliaia di chilometri di distanza, trasportata da queste genti. Quindi praticamente navigavano, si spostavano come se le distanze non avessero nessun tipo di problema. È stata trovata addirittura in Sicilia. La Sicilia che ha l'ossidiana di Lipari, c'è Palmarola, nel Mediterraneo occidentale ne abbiamo ossidiana, eppure i turchi la esportavano dappertutto. Ok, andiamo avanti. Questo è uno scavo. Praticamente questo è lo scavo della ricostruzione che vi ho fatto vedere prima. Avrei dovuto invertire le immagini. Qui ci sono, vedete, le teste di animale dentro l'intonaco, dentro le murature, insomma è l'ambiente visibile. Caion. Altra città, questa è vicinissima a Göbekli Tepe. Io credo che sia la città più antica fra le quattro che vi sto facendo vedere, quindi penso che questa sia la città più antica in assoluto.
ha un sacco di caratteristiche interessanti. Ad esempio, è divisa in due zone, la zona dei ricchi e la zona del popolo. Quindi c'era sicuramente una divisione gerarchica delle attività. Da che cosa si deduce questo? Perché nella zona nord ci sono, poi si verifica anche nell'altra città che vi faccio vedere dopo, nella zona nord ci sono delle case più grandi, moltissima ossidiana, e l'ossidiana è usata per fare collane. Invece nella zona sud le case sono decisamente più piccole, l'ossidiana è scarsa ed è usata come utensili, cioè punte di freccia, punte ruoli, raschiatori. È come se i ricchi si dedicassero a, come avviene ancora oggi, ai gioielli, ai profumi, perché sono state trovate delle sostanze balsamiche, che tra l'altro hanno dato anche le datazioni, cioè sono state fatte le datazioni al C14 sia su residui carboniosi sia su residui organici che sono stati trovati sigillati all'interno di Cusco. Per le datazioni siamo precisi, stiamo parlando del 9000 a.C. Tutte le città che vi sto facendo vedere non sono datazioni gettate lì, sono state analizzate i resti carboniosi dei focolari e in base a quelli si può datare con assoluta precisione la frequentazione di quei siti. Allora, Caiolo, a parte questa caratteristica dello sdoppiamento della città, venivano coltivati in grandissima quantità legumi, lenticchie e farro. Qui non ce n'è ossidiana. È evidente che avevano dei rapporti commerciali con chi invece aveva l'ossidiana. Quindi loro trasportavano derrate alimentari e importavano prodotti di lusso, proprio perché c'era questa gerarchizzazione della città. Un'altra caratteristica di Caiolo: noi siamo abituati all'età del rame nostra, tra il terzo millennio a.C. A Caiolo sono state trovate i reperti in rame più antichi in assoluto. Parliamo dell'ottavo millennio avanti Cristo. È rame e malachite. Non ci sono processi di fusione. Era battuto come il ramai di adesso. C'era un problema. Per battitura il rame, che può essere lavorato, perché si ammorbidisce, crea un inconveniente, diventa fragile. Quando si esagera con la battitura, la fragilità ne compromette l'utilizzo. Allora in quel caso veniva riscaldato nuovamente e si ricominciava da capo con gli utensili, cosa che non può essere fatta invece per la malachite. La malachite è un prodotto sempre legato al rame. Ci sono delle scorie di rame che si possono ottenere dalla lavorazione della malachite, e qui troviamo sia il rame sia la malachite in buona quantità. Quindi era un sito di produzione di rame e sfruttamento del rame, il più antico del mondo, non ci sono attestazioni più antiche di questa. La ricchezza di questo luogo si vede dal fatto che si praticava la tessitura del lino. Il lino era una fibra molto preziosa e sono state trovate tracce di coltivazione. Quindi c'era la coltivazione di queste fibre vegetali che poi venivano utilizzate non tanto per come commestibile, quanto per fare delle stoffe, dei tessuti, per essere proprio utilizzata per la lavorazione al telaio. C'è ossidiana, ci sono conchiglie che contengono delle sostanze che sono state trovate, delle sostanze organiche, come quella che vi ho detto prima per il trucco degli occhi, e cominciano a comparire a Caiolo anche degli edifici fatti in pietra. Non sono delle pietre sovrapposte, come possiamo vedere noi in Sardegna, sono semplicemente delle fondamenta. Quindi praticamente costruivano le loro case
facendo sotto un vespaio. Questo vespaio aveva molteplici funzioni. Anzitutto serviva per le derrate alimentari, per evitare che infradicissero. Si erano accorti che nelle dispense, quando mettevano il cibo, andava male. Quindi hanno scoperto che mettendo uno strato di conchiglie sotto, rimane isolato, facciamo una sorta di coibentazione. Inoltre è stata trovata una testa in arenaria, come le teste di Montepramma. Grosso modo lo stesso materiale, che ha questo serpentello in testa. Guardate che nei libri trovate scritto una treccia, potrebbe essere anche un serpentello, in effetti non si distingue se si tratta di capelli oppure di una ciocca di capelli oppure di un animale. È più probabile che sia una ciocca di capelli, però questa forma sinuosa ci lascia pensare. Caiolo ha un'altra particolarità, vedete, quartiere nord ricco, quartiere sud per il popolo. Abbiamo l'invenzione di edifici, prima le capanne erano circolari, con l'andare del tempo diventano quadrate e poi rettangolari. Poi iniziano a costruire le fondamenta, quindi scavano per un paio di metri sottoterra, fanno il vespaio e costruiscono le case. Infine scavano delle trincee, nei secoli seguenti iniziano a scavare delle trincee sotto. Guardate queste, vedete? Questi qua sono dei canali d'aria dove c'è la circolazione forzata dell'aria. Quelli sono i depositi degli alimenti. Praticamente all'interno del villaggio avevano anche i loro granai, dove non sono state trovate tracce di frequentazione come abitazioni, sono state trovate tracce di lavorazione, quindi sono dei depositi e laboratorio artigianale, fatto in modo che l'aria circolasse. In pratica hanno inventato l'aria condizionata nell'8000 avanti Cristo. Eccole qua, vedete? Sono edifici, sono molto grandi, non sono casette piccole, raggiungono anche i 10 metri per 6, cioè 60 metri quadrati. Per l'epoca le capanne erano tutte piccoline, quindi parliamo di 10.000 anni fa, edifici del genere. Si sono conservati perché sono in pietra. Quello che vi ho detto prima, noi in molte città del passato non le abbiamo trovate, magari esistevano, perché erano fatte in fango e quindi sono tutte scomparse. Quelle che vengono ritrovate sono quelle che hanno lasciato i materiali non deperibili, però nulla ci vieta di pensare che esistessero delle grandi città fatte in legno oppure fatte con mattoni di fango e le abbiamo perse per sempre, non le troveremo mai più. Vedete, gli edifici prima sono circolari, abbastanza grandi, poi diventano rettangolari come questi, e poi inizia il sistema a griglie. Questo è un sistema innovativo che viene trasferito immediatamente nelle altre città, cioè appena compare questo sistema a Caglionu, nel giro di 500 anni, che sembrano moltissimi ma per l'epoca non erano moltissimi, troviamo subito questo sistema in tutte le altre città. Evidentemente qualcuno di questa zona si è spostato in città e ha detto: guardate che per risolvere il problema delle granaglie che marciscono dovete creare delle canalizzazioni dell'aria, e si diffonde immediatamente. Nevalicone, ci siamo, 10 minuti ancora. Allora, questa è l'ultima città, questi sono ritrovamenti molto recenti, è una città sostanzialmente sconosciuta. Anche questa è vicinissima a Göbekli Tepe, tra l'altro riporta alcune caratteristiche di Göbekli Tepe. Vi ricordate l'edificio circolare che aveva quei pilastri al centro? Ok, anche qui abbiamo lo stesso sistema. Questa città è stata ritrovata fortuitamente, nei libri trovate che è questa la città più antica.
in assoluto, la città più antica del mondo. È stato un caso fortuito perché era sotto la sabbia, è stato deviato un fiume, è fatta una diga artificiale, questa diga ha spazzato via la sabbia e l'acqua ha sommerso questa città. Quindi questa città si trova sott'acqua. È stata smontata e ricostruita e musealizzata negli ambienti più caratteristici, e qui vedete siamo dentro un museo dove c'è la ricostruzione fedele di quello che era questo nucleo abitativo. Era fatto con grandi lastre, quindi cercavano delle cave come per Gobekli Tepe, dove potevano scavare queste grandi lastre, venivano estratte dalla cava, trasportate nella città e poi la città veniva edificata. Ci sono tre sistemi di edificazione che hanno un nome impronunciabile e non me lo ricordo assolutamente, però sono, secondo la grandezza di queste lastre, sono classificati tre tipi di edifici diversi. In questo caso i pilastri non servivano a scopo rituale come a Gobekli Tepe. Qui servivano per sorreggere il tetto, cioè sono proprio pilastri portanti. Venivano prese queste lastre, questi pilastri, veniva fatto il tetto in legno, con le lastre orizzontali facevano sostanzialmente i pavimenti e ciò che serviva per sedersi, per mangiare, per abitare all'interno, e poi quelli invece che venivano eretti verticalmente sostenevano probabilmente un'intelaiatura in legno o a doppio spiovente oppure a capanna. E sono case molto grandi, anche in questo caso. Questo è il sito originale, cioè quando l'hanno trovato sott'acqua, hanno svuotato la diga, hanno smontato tutto. Praticamente questa è una foto che precede questa situazione. Ci siamo? È stato ricostruito qua. In realtà, quando è stato trovato, era così. Vedete le lastre e le pietre come vengono disposte? Ci sono questi pilastri al centro, era tutta pavimentata. Sono pietre di piccola pezzatura, non sono pietre giganti, però le lastre venivano proprio ricavate dalle cave. Altra caratteristica, l'inumazione. Allora, la datazione del sito è stata fatta da resti carboniosi. Praticamente queste case avevano, questi ambienti avevano il focolare, nel focolare cucinavano, tutti i residui della cucina possono datare un sito. Qui è stata fatta un'analisi precisa delle datazioni perché è stato trovato tutto sigillato, vi ho detto prima che era completamente coperto. Anche qui abbiamo le abitazioni con le canalizzazioni, come a Caiono. Anche in questo caso abbiamo gli ambienti che fanno circolare l'aria per evitare che gli alimenti si marcissero. Allora, questo sito è stato trovato soprattutto perché un archeologo, passando per quelle zone, ha notato una presenza massiccia di selce, strumenti di selce. Gli strumenti di selce datano, cioè più che altro ci danno un indizio forte di una frequentazione di un sito, perché la selce veniva usata per tutto, non c'erano metalli, l'ossidiana era preziosissima, quindi utilizzavano la selce per tutte le lavorazioni. Bene, la presenza di selce ha fatto sì che hanno iniziato a fare, anziché andare lì a sbancare la collina con i trattori, sono andati gli archeologi e l'hanno smontata piano piano e hanno trovato una presenza di selce molto alta. Questa selce aveva una classificazione, si chiama preceramico 3, ha dei nomi in codice che è inutile conoscere per questa conferenza. Il preceramico significa che ancora non c'è la terracotta, non c'è ancora la produzione di anfore, di vasi, di ciotole, di piatti. Siamo nel preceramico. Subito dopo arriva l'argilla, quindi tutto ciò che serviva o lo facevano in legno, quindi delle ciotole, delle pentole in legno o dei contenitori in legno, o in stoffa, oppure avrebbero dovuto aspettare l'invenzione
della terracotta, quindi dell'argilla cotta, per realizzare le anfore. Bene, la sece, gli strumenti di sece che sono stati trovati sono quelli che vengono classificati preceramico. Sostanzialmente significa che nel momento in cui è iniziata la ceramica sono scomparsi quei tipi di strumenti di sece. Ci siamo? Sì. Quindi, avendoli trovati, sappiamo che siamo nel preceramico. È un sistema che viene utilizzato per le datazioni. Anche a Nevalicoli sono state trovate teste di animali aggressivi, e sono state trovate figurine, vedete qui, sono figurine fittili di una decina di centimetri, ripeto, come i nostri bronzetti, però le facevano in terracotta, quindi non c'è ancora il ceramico, non stanno ancora facendo le pentole, probabilmente non se ne erano ancora accorti che con quella terracotta avrebbero potuto fare degli strumenti da lavoro, e la usavano per fare delle figurine delle divinità, un po' come le dee madri che abbiamo noi in Europa, che esistono anche appunto fatte in terracotta, oltre che in osso, in alabastro e tutte le varie tipologie. L'insediamento presenta, vedete, come a Caiono, le canalizzazioni, ambienti abbastanza grandi, rettangolari, e in questo sito abbiamo una novità. Ci sono degli ambienti pubblici, cioè mentre normalmente nelle città troviamo l'agglomerato urbano e gli edifici pubblici all'interno, mescolati insieme alle case, qui no, qui abbiamo proprio una divisione in settori. Abbiamo la zona delle abitazioni, la zona delle sepolture e la zona degli edifici pubblici, che sono soprattutto granai, soprattutto non c'è il tempio per andare a pregare, più che altro c'è il tempio che era un raccoglitore di risorse. Tutti quanti cooperavano per il benessere della comunità e per quelli che non potevano produrre in prima persona il cibo, ma si occupavano ad esempio della pulizia dei canali, oppure per tutto ciò che serviva alla comunità, veniva donato un quantitativo di cibo per poter mangiare. Questo cibo come veniva donato? Si faceva un conferimento all'interno di un deposito, chiamiamolo per semplicità il tempio della comunità. Poi ci doveva essere sicuramente un'organizzazione che redistribuiva queste risorse alla comunità. Guardate che sono i primi input per la nascita poi della gerarchizzazione che troveremo nei Sumeri, in tutti i popoli che hanno inventato le città con la redistribuzione delle risorse. Lì le risorse c'erano, erano abbondanti. Questo sistema nel Mediterraneo non ha funzionato, ma in Mesopotamia sì. Tutto ciò che io vi ho esposto stasera è in questa zona. Vedete, c'è Taloyuk, Caiono, Nevalicoli, Gobekli Tepe, sono tutte qua, a parte Gerico che è in questa zona. Vedete? Dico che queste quattro città non sono case a sé stanti, nel senso che poi hanno continuato la loro vita. Quindi, dalle città più antiche del mondo si passa al sistema di città come Uruk, Ur, che sono i sistemi di palazzo che abbiamo visto in altre conferenze. Però in mezzo vi faccio vedere che cosa succedeva. Per esempio, questa è la cultura... non si legge, andiamo alla diapositiva successiva. Ok, la cultura Af, siamo sempre fra i Tigri, mi sono dimenticato di dirvi che quelle città che vi ho fatto vedere sono o alle sorgenti del Tigri o alle sorgenti dell'Eufrate, tutte le città che abbiamo visto, a parte Gerico. Proprio tra i Tigri e l'Eufrate nasce la cultura Af, guardate che questa è l'attuale Siria, qui sotto c'è la Mesopotamia,
Queste sono le due culture che si sviluppano fra Babilonia e poi Ur, che è nel golfo persico, e le sorgenti del Tigre degli Eufrate. Si sviluppano una serie di civiltà nel 7000, 6000, 5000, 4000 avanti Cristo, e sono civiltà molto rigogliose. Noi non le conosciamo perché c'è solo un autore italiano che le ha trattate, si chiama Liverani. Leggere i libri di Liverani è difficilissimo, bisogna avere una cultura molto vasta. Comunque non sono città che scompaiono e finisce la loro storia, continuano e si riesce a fare una classificazione per secolo, cioè si conoscono le ceramiche del 7002, del 7100, del 7000, 6009, 6008, e si riesce a classificare momento per momento tutta la vita di queste città. Questa ad esempio nel 6000 avanti Cristo, la ceramica di Samarra, che è proprio di queste culture, sempre ceramica Af, mostra dei segni molto interessanti. Ci sono delle figurine antropomorfe, ci sono dei disegni geometrici. Questa è ceramica purissima, parliamo di 8000 anni fa, ceramica bianca spettacolare, dipinta. E ci sono anche dei segni grafici, questi diventeranno poi i gettoni, nei libri li chiamano gettoni. Che cosa sono? Sono dei veri e propri gettoni in cui viene inciso un segno o una serie di segni. Servono per la redistribuzione delle risorse. Praticamente prima della nascita della scrittura come la conosciamo noi, qualunque sistema di scrittura, cioè pittogrammi, ideogrammi, geroglifico, uniforme, lineare, prima di tutti questi sistemi esisteva una scrittura che doveva classificare il cibo in qualità e quantità. Per esempio, un sacco che contiene frumento deve esserci scritto 100 kg di frumento, naturalmente nell'unità di misura dell'epoca e nei sistemi dell'epoca. Questi gettoni servivano proprio all'edificio che radunava le risorse per fare la conta. Quando alla fine della stagione si doveva redistribuire la merce, il cibo, bisognava sapere ogni persona quanto ne aveva conferito. Quindi tu me ne porti 10 kg, tu me ne porti 10 kg, tu me ne porti 10 kg e finiscono in un sacco. Alla fine della stagione bisogna restituire alla popolazione, e c'era un addetto alla redistribuzione dove il sovrano gli diceva: vai nel deposito, pensate a Gerico, vai nel granaio e prendi due misure di orzo. Quello andava dentro il granaio e doveva capire qual era l'orzo, quali erano le lenticchie, quali i piselli, eccetera eccetera, e da quale sacco doveva prenderlo. Quindi era un sistema, questo, di classificazione di una merce e di un fornitore, cioè questo è l'olio che mi ha dato l'Ogliastra, questo invece è l'olio che arriva dalla Tunisia. Ci siamo? Quindi classificazione per qualità e quantità, e veniva fatto con i gettoni. Quando le merci cominciano a diventare moltissime e le quantità cominciano a diminuire, perché quello andava a prendere le misure e diceva: sì, ma tu mi hai detto che qui c'erano 100 kg, invece ce ne sono solo 80. Qualcuno si è fregato 20 kg di merce. E allora hanno dovuto inventare dei nuovi sistemi. Hanno inventato il sistema gettoni dentro i gusci. Prendevano i gettoni che classificavano il fornitore, la quantità e la qualità, e veniva inglobato in un guscio di terracotta, sigillato dentro, quindi inviolabile. Se veniva aperto, ci passava a guai la persona che era andata lì a controllare, perché no, era sigillato, il sigillo era sigillato, tu l'hai aperto e ti sei rubato 20 kg. E nascono i codici, il codice di Hammurabi. Sono codici che parlano di queste cose, cioè inizia una
quantità di leggi che doveva salvaguardare l'equo tributo, l'equa distribuzione dei tributi e che nessuno facesse la cresta. Siccome è diventato complicatissimo, hanno inventato i primi sistemi di scrittura. Quindi, quando nascono gli ideogrammi, i cuneiformi, i geroglifici, sostituiscono i gettoni che vanno a sparire. Ci siamo? Credo che ci sia l'ultima immagine. Queste sono tutte le ceramiche del 7000 e del 6000 a.C. a Ninive, Mosul e Assur. Settimo millennio a.C. Guardate le ceramiche, la ricchezza di decorazioni che hanno. Quindi quando noi andiamo a classificare il fatto che la Mesopotamia era la culla delle civiltà antiche, lo facciamo in base a due caratteristiche. Era fertile ed era organizzata. Non andavano singolarmente queste due cose. C'era una grande produzione alimentare e bisognava organizzare la distribuzione. In base a queste due caratteristiche sono nate le civiltà, Babilonia, Uruk, Ur, le grandi città che hanno il sistema di palazzo, il sistema di redistribuzione. Stop.